Eccoci, allora dovreste essere entrati tutti in sala. Direi che possiamo iniziare con pochi minuti di ritardo questo webinar. Oggi l'argomento è un argomento di carattere ambientale, diciamo così. In effetti si parlerà di recupero di suoli contaminati attraverso l'impiego di colture energetiche, quindi risolvere un problema purtroppo abbastanza diffuso, quale quello di terreni non adatti alla coltivazione di prodotti destinati all'uso alimentare, con sistemi che però nel tempo possano comportare il recupero di questi suoli e nel contempo anche una certa redditività per gli agricoltori. E di questo ce ne parleranno oggi il dottor Valerio Di Stefano, che è un dottorando di Engineering for Energy and Environment, il dottor Riccardo Alemanno, ugualmente dottorando in questo nostro corso di dottorato, Buonasera. e poi Leonardo Bianchini, che invece ha terminato questo corso di dottorato, già per chi era presente nell'ultimo webinar, ha effettuato già una presentazione sull'argomento di altra natura e oggi ci parleranno appunto di questo argomento. Io non perderei altro tempo e lascerei la parola al dottor Di Stefano, che inizierà a parlarci appunto di questo interessante progetto, un progetto europeo che ricordo è coordinato dal professor Andrea Colantoni, il nostro collega nel nostro settore scientifico disciplinare, e del quale ci parlerà appunto, inizierà a parlarci il dottor Di Stefano e poi a seguire gli altri relatori. Buon lavoro a tutti. Grazie professore, ci tengo a ringraziare. Anzitutto porti i saluti al professor Colantoni che purtroppo non ha potuto presenziare né tantomeno iniziare diciamo, la parte introduttiva per impegni diciamo, lavorativi, però ci tengo a portare i suoi saluti, ma anche e soprattutto a ringraziare sia il professor Cecchini per il coinvolgimento e tutta Porta Futuro Lazio per l'organizzazione e soprattutto per l'impegno che dimostra ogni volta, ogni anno con la nostra università. E poi ci tengo a ringraziare anche i miei due colleghi, Leonardo e Riccardo, che sono poi loro le parti, diciamo, i soggetti più operativi di questo progetto. Io effettivamente oggi farò solamente una, non dico breve, ma comunque una parte introduttiva per far inquadrare a livello sia come giusto che sia progettuale, ma anche a livello un po' giuridico normativo e anche se vedremo più avanti brevemente dal punto di vista economico il progetto Ceresis che come ha giustamente introdotto il professor Cecchini è un progetto che rientra nella grande famiglia degli Horizon 2020, è un progetto che lo vedremo tra poco, prevede la partecipazione di diversi partner a livello europeo ma a livello anche mondiale perché ci sono università ad esempio comunque soggetti del Brasile e di paesi extra UE. E soprattutto si pone, a mio modo di vedere, in un settore attualmente strategico, ma soprattutto veramente attuale, sia per le problematiche che rivestono ormai il nostro ordinamento, ma in generale non solo l'Unione Europea, anche l'intero, diciamo, a livello globale, a livello mondiale. Sia per l'attuale situazione socio-politica che viviamo. Io partirei da questa strategia, una strategia del suolo per il 2030, che è una strategia europea che in realtà fa parte del Green New Deal, no? Voi sapete sicuramente che il Green Deal è un atto di indirizzo politico principalmente gestionale dell'Unione Europea che fissa degli obiettivi, fissa dei target che l'Unione Europea e quindi i singoli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030 o entro massimo il 2050, a seconda del tipo di obiettivo, a seconda del tipo di risultato da raggiungere. La strategia del suolo per il 2030 è parte integrante, come ho scritto qui, del Green New Deal e cosa fa principalmente? Due grandi obiettivi si pone. Il primo è quello di proteggere, quindi definire misure per proteggere e ripristinare i suoli, naturalmente
quelli principalmente inquinati e contaminati, e garantire che quelli invece attualmente non contaminati e inquinati vengano utilizzati in modo sostenibile. Quindi sia da una parte prevenire un eventuale inquinamento o contaminazione di un suolo, dall'altra parte invece cercare di ripristinare e proteggere quelli che attualmente sono purtroppo inquinati o contaminati. Entro il 2030 la strategia prevede che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea cerchino di evitare il consumo del suolo, no? Qua c'è scritto zero net land take, e facciano in modo di avere almeno la maggioranza, sarebbe proprio auspicabile il 100%, dei propri suoli considerati sani, cioè senza privi di contaminanti e inquinanti. Inoltre, attenzione, la strategia europea, il secondo grande obiettivo che si pone, è quello di introdurre, di stimolare, di incentivare l'introduzione di questa legge, una nuova normativa a livello nazionale che dovrà essere approvata negli Stati membri entro il 2023, che si porrà poi l'obiettivo di andare a tutelare attraverso un sistema di misure completo e soprattutto concreto la protezione, quindi di proteggere il suolo e in generale l'ambiente. E questo, diciamo, mi permetto di dire, rientra in un concetto un po' più ampio dell'Unione Europea, no? Con già i principi di prevenzione e precauzione, no? Sapete che a livello europeo, anche quando c'è una minima possibilità che un intervento antropico, quindi dell'uomo, possa generare un inquinamento, una contaminazione o comunque un qualsiasi tipo di danno ambientale, e questa attività deve essere fermata, non deve essere portata a termine. E se invece viene fatto, quindi se viene portata a termine questa attività, entra in gioco il principio di chi inquina paga, ovvero chi ha prodotto l'inquinamento, il danno ambientale o comunque la contaminazione di un suolo è giustamente obbligato a proprie spese del ripristino dello stato dei luoghi antecedente la condotta illecita, in questo caso comunque inquinante e o contaminante. Questa strategia, questi principi contenuti nella strategia si introducono un po' a gamba tesa in quello che sono i principi contenuti nei trattati dell'Unione Europea, sia nel TFUE sia nel TUE, e cercano di andare a creare un quadro di tutela dell'ambiente e soprattutto la salvaguardia dei suoli ancora più completa e soprattutto maggiormente efficace. Qui ve l'ho messo un po' più in forma schematica, no? Senza andarvi ad annoiare troppo. Entro il 2050 l'obiettivo è che tutti i suoli europei siano più sani e resilienti possibili, che il consumo di suolo sia ridotto a zero e che l'inquinamento dei suoli venga riportato ai livelli, diciamo, minimi, comunque che non siano dannosi per la salute delle persone, ma non solo per la salute delle persone, anche per gli ecosistemi e per tutta la biodiversità presente nell'ambiente. E soprattutto che i suoli siano protetti e gestiti in modo sostenibile, ripristinando soprattutto quelli attualmente degradati. Quindi questi sono i tre principi cardine di questa strategia. Ora, quello che vi voglio dire è che il consumo del suolo attualmente è anche per via della... Questa è una piccola parentesi che non c'entra tanto con il progetto, anzi, in realtà potrebbe di traverso rientrarci. La strategia europea per la tutela del suolo è contro il consumo del suolo, che però negli ultimi mesi, soprattutto per cercare di incentivare gli impianti di energia rinnovabile, quindi i cosiddetti fotovoltaici a terra, da una parte c'è un bilanciamento in negativo di questo consumo. Quindi l'obiettivo di questa strategia è anche trovare in via indiretta delle formule o comunque delle soluzioni alternative al classico fotovoltaico a terra o comunque a classici sistemi di produzione di energia rinnovabile che non compromettano l'utilizzo, naturalmente in un'ottica agricola, del suolo stesso. Un esempio di cui si parla tanto e si parla soprattutto recentemente è questo agrovoltaico o agrofotovoltaico, che effettivamente sembrerebbe di riuscire a ridurre al minimo il consumo, quindi lo spreco del suolo, combinando, creando una vera e propria sinergia tra produzione energetica e produzione agricola. Ora, naturalmente gli studi in merito a riguardo sono minimi, perché è una fase sperimentale, è una fase iniziale, però la strategia, diciamo, incentiva anche la scoperta di nuove soluzioni tecnologiche in materia sia di produzione energetica, visto naturalmente la nostra forte dipendenza attuale dai paesi dell'est, in particolare dalla Russia, sia naturalmente qualsiasi tipo di soluzione tecnologica che permetta di ridurre lo spreco e il consumo del suolo. In via molto generale, quindi, bisogna andare a emanare questa legge entro il 2023, una legge ad hoc per ogni Stato membro che vada a tutelare in via diretta e soprattutto concreta la salute del suolo.
Oltre a questo, bisogna sempre incentivare, come vi ho detto al punto 2, una gestione sostenibile del suolo, cioè una sorta di linea guida a livello nazionale, a livello europeo, anzi, che poi viene recepita a livello nazionale, per gestire i suoli europei. Attraverso cosa? Attraverso, ad esempio, azioni specifiche contenute dove? Nella PAC, nella politica agricola comune. Anche qui cercando di sviluppare le migliori pratiche di gestione agronomica e anche attraverso mediante campagne, quindi attraverso campagne gratuite di analisi dei terreni agricoli. Favorire l'accumulo di carbonio organico nei suoli, per fare cosa? Per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, anche attraverso naturalmente azioni normative, legislative. Quindi tutto passa, quello che vi voglio far capire, lo vedremo tra poco, da scelte politiche, da scelte di indirizzo, decisionali, comunque di indirizzo politico. Andando avanti, la cosa interessante, ad esempio, è il punto 4, l'istituzione di questo famoso passaporto, un passaporto che viene rilasciato a chi? A quei suoli che vengono scavati e successivamente riutilizzati per controllare la loro qualità e migliorare il riutilizzo del suolo pulito. In un certo senso si vuole andare a creare quella green, o meglio, circular economy del suolo, quindi un'economia circolare del suolo. Nonché, naturalmente, il punto 5 è sempre quello relativo al favorire il ripristino, come vi dicevo prima, no? Col principio del chi inquina paga. Dei suoli degradati e cercare di andare a bonificare i siti contaminati attraverso misure specifiche. Poi, va bene, ci sono gli ultimi 3 punti che sono quelli un po' più generici: prevenire la desertificazione, potenziare la ricerca e soprattutto aumentare, diciamo, la consapevolezza dell'importanza del suolo come risorsa che deve essere appunto tutelata e salvaguardata. Venendo quindi al progetto, Ceresis, che fa parte, come vi ho anticipato, della grande famiglia degli Horizon, poi questo comunque in maniera più tecnica ve ne parleranno sicuramente Leonardo e Riccardo, vi ho messo in questa slide quali sono i 3 grandi obiettivi, perché vabbè, tutti i progetti di ricerca, non solo quelli europei ma anche quelli nazionali, si pongono 1, 2 o più obiettivi. In questo caso ne abbiamo 3, 2 principalmente tecnici e uno invece, come vi dicevo prima, politico, decisionale. Quello tecnico riguarda principalmente la dimostrazione di cosa? Dell'idoneità e dell'efficacia di varie specie convenzionali oppure di nuove culture energetiche per finalità di fitodepurazione in terreni contaminati contro una varietà di contaminanti più comuni a livello globale. Questo penso lo faccia successivamente Riccardo in termini spiccioli, quindi non in termini tecnici, anche perché non avrei le competenze, cercare nuove specie culturali, quindi in ambito agricolo, che siano in grado di estrarre dal suolo un suolo contaminato, i principali contaminanti, esempio classico, lo vedremo tra poco, poi correggetemi se sbaglio, Riccardo e Leonardo, noi abbiamo un problema di arsenico, quindi attraverso la nostra specie saremo in grado di estrarre più o meno, quindi minori o maggiori quantità di arsenico dal suolo e cercare di, in un certo senso, decontaminare il terreno oggetto di sperimentazione. Quindi questo è il primo grande obiettivo. Il secondo obiettivo invece è ancora più tecnico, anzi quasi ingegneristico, cioè dimostrare il potenziale dei nuovi processi termochimici, ovvero la gassificazione supercritica dell'acqua e la FP. Questo in realtà noi non ce ne occupiamo, poi in realtà noi collaboriamo con un centro di ricerca, il CREA, per quanto riguarda il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di ingegneria e trasformazioni. Se non sbaglio, loro hanno qualche compito per verificare questo potenziale. Il mio obiettivo qual è quindi? È produrre biocarburanti, quindi cercare di convertire in altri termini questa biomassa contaminata, quindi la specie della cultura, la specie agricola utilizzata a scelta per estrarre dal suolo i contaminanti e trattarla naturalmente per poi convertirla in un biocarburante. Quindi anche qui, se voi ci pensate bene, è un po' il discorso sempre dell'economia circolare che è al centro anche del PNRR, c'è cioè un'intera missione, che ormai la cosiddetta missione, se non sbaglio, è chiamata Rivoluzione Verde, dedicata in parte una componente all'economia circolare. Questo, in un certo senso, rientra nel concetto molto ampio di economia circolare, cioè trattare una biomassa, quindi uno scarto, in questo caso in ambito Posso? agricolo, Allora, va bene. come nuovo biocarburante, quindi come nuova fonte energetica. E poi l'ultimo punto, che diciamo è quello che mi riguarda un po' più da vicino, è cercare di fornire un supporto decisionale, quindi alle parti interessate, sia come sperimentazione, sia come purtroppo organi, cioè, purtroppo per fortuna organi politici interessati, al fine di ottenere naturalmente delle soluzioni vantaggiose per la decontaminazione del terreno attraverso questo fitorisanamento.
producendo naturalmente nuovi biocarburanti liquidi e puliti, quindi nuove fonti energetiche. Questa slide vi ho messo, questa è una slide che ritengo essere importante perché fa capire l'ampiezza del progetto. Non è un progetto piccolino, non è un progetto che si articola in maniera semplice, perché questi sono i partner e vediamo che innanzitutto i principali partner sono tutti greci, quindi vengono da università greche o addirittura da società private o centri di ricerca greci. Dopodiché abbiamo l'Università di Strathclyde inglese. In Italia abbiamo due rappresentanti, la Tuscia come università e il CNR. Dopodiché abbiamo un rappresentante tedesco, uno del Lussemburgo, un ucraino, un brasiliano e uno addirittura del Canada. Quindi due università extra UE. Anzi tre, perché se ci consideriamo pure l'Ucraina sono comunque tre, pure la Gran Bretagna, diciamo ormai sono un po' aumentate. Comunque abbiamo, questo per farvi capire, partner da tutto il mondo. E mensilmente, questo poi se ne occupa principalmente Leonardo e il professor Colantoni, si riuniscono, naturalmente fanno sessioni di due giorni, quindi due giornate al mese, dove si fa un po' il punto della situazione, si vedono i progressi, i gruppi leader cercano di parlare, di spiegare un po' qual è la loro parte operativa, qual è la loro struttura anche organizzativa per quanto riguarda la ricerca e la sperimentazione, e naturalmente si fissano poi i prossimi obiettivi, i prossimi traguardi, e si dà appuntamento quindi agli altri partner per il mese successivo. L'ultimo, questo è un piccolo aneddoto, è stato, se non sbaglio, il mese scorso c'è stato in presenza ad Atene, è stato il primo, poi questo magari dopo Leonardo me lo conferma o me lo smentisce, il primo in presenza, perché questo è un progetto che è partito nel 2020, il primo novembre 2020, durante il Covid, è un progetto che, se non sbaglio, dura più di 4 anni, comunque 4 anni, ed è stato il primo in presenza ad Atene, è stato svolto proprio perché i principali partner sono comunque greci. Come si divide un progetto europeo in World Package? E in questo caso noi ne abbiamo 6 addirittura. E poi, vabbè, il World Package si divide in task, che sarebbero poi i compiti. E qui vi ho un po' riportato quali sono i leader dei vari World Package. Il primo, vabbè, c'è l'università greca. Il secondo, invece, è quello che ci interessa un po' più da vicino, per il semplice motivo che è sì l'Università di Strathclyde con il professor Richard Lord, ma c'è anche l'Università della Tuscia come principale protagonista. Infatti gran parte di questi compiti vengono svolti da noi, e in particolare, se non sbaglio, c'è il professor Colantoni, il professor Cecchini anche che collabora, e Mauro Villarini, se non sbaglio, poi dopo comunque Leonardo vi dirà meglio il tutto, e questi sono principalmente i compiti. Quindi la prima task, il primo compito era caratterizzare in via sperimentale il suono contaminato, quindi fare le biomasse, analizzarle, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché cominciare a produrre le varie colture energetiche. Poi questo ve lo dirà Riccardo, noi abbiamo scelto una specie, la Phalaris arundinacea, che in realtà da noi è considerata un infestante, ma poi vabbè, i risvolti pratici ve li dirà lui. Stiamo avendo delle difficoltà per quanto riguarda la coltivazione. La task 2.3 invece è l'ottimizzazione dei metodi di coltivazione e raccolta delle colture energetiche. Qui c'entra un po' un discorso anche di tecniche di raccolta. Abbiamo prodotto, in attesa di pubblicazione, un articolo interessantissimo, tra l'altro, sul compattamento del suolo, perché è vero che la tutela dei suoli viene fatta principalmente evitando una loro contaminazione e un loro inquinamento diretto, ma anche attraverso un'opera di minimum tillage, cioè minima lavorazione, evitando un compattamento eccessivo. E naturalmente salvaguardando le proprietà chimico-fisiche del suolo stesso, il suolo viene tutelato, salvaguardato e ha una resa maggiore, una resa ottimale. Quindi sì, se da una parte voi vi chiedete come si fa a tutelare, come si fa a salvaguardare un suolo, io vi rispondo prevenendolo, quindi cercando di prevenire contaminazioni, inquinamento dello stesso. Dall'altra parte però vi dico che in via residuale sicuramente una corretta coltivazione, quindi metodi di coltivazione corretti, quindi tecniche meno invasive, di minima lavorazione dello stesso, possono permettere al suolo di garantire una resa maggiore, una resa più efficace. La task 2.4 è bisogna effettivamente analizzare questa biomassa prodotta, quindi fare dei campionamenti e portarli in laboratorio di analisi
vedere effettivamente che proprietà sia chimico-fisiche che hanno le biomasse prodotte, e dopodiché cercare, questa forse è quella più complicata, infatti è la parte finale, quelli sono i mesi, quelli che vedete M, cercare di creare delle proprie strategie di fitodepurazione da proporre poi, come dicevamo prima, ai responsabili politici, quindi sia a livello europeo sia ai singoli stati membri, affinché questi poi si attivino per incentivare e soprattutto applicare attraverso norme, attraverso leggi, queste strategie, quindi queste tecniche, sempre finalizzato però, quello che diciamo prima, a una tutela del suolo, una tutela, alla salvaguardia del suolo. Il World Package Leader del numero 3 è, se non sbaglio, questa è quella del tedesca. Poi abbiamo il 4, che questa non mi ricordo quale sia, ora ve lo dico subito. La numero 4 è... dovrebbe essere questa del Lussemburgo. Poi abbiamo il 5 e il 6, che sono gli ultimi, dovrebbero essere, questa è sempre greca e questa è sempre greca, quindi sono gli ultimi due, sono, diciamo, WUP leader greci. Ora, dopo avervi un po' introdotto il concetto e soprattutto il progetto in sintesi, anche perché poi la parte più tecnico e scientifica se ne occuperanno Leonardo e Riccardo, voglio farvi un quadro generale della situazione a livello normativo nazionale, quindi a livello normativo italiano, su come funziona la gestione dei siti, dei suoli contaminati. Cioè, qual è la norma che lo disciplina? Quali sono le principali fasi per innanzitutto etichettare un sito come contaminato e quali sono poi le fasi per la relativa bonifica? E la disciplina è contenuta nel testo unico ambientale, ambiente, il decreto legislativo, il 152/2006, che è effettivamente un testo unico un po' datato, cioè più di 15 anni. In realtà non vi fate ingannare da questi, da questi dati, perché è stato più volte aggiornato, quindi in realtà la slide non dico che è sbagliata, però a fianco ci deve essere sempre SMI, successive modifiche e integrazioni, perché appunto l'ambiente è un qualcosa che si evolve sia da un punto di vista naturale, sia da un punto di vista sociopolitico. Cambiano le strategie politiche, cambiano le strategie europee, quindi è necessario naturalmente aggiornare a livello normativo il testo unico di riferimento. Un po' quello che succede per analogia con la sicurezza sul lavoro, no? Cambia un po' la visione della sicurezza, cambia un po' la visione della figura del lavoratore, delle sue naturalmente misure di prevenzione e protezione, quindi si aggiorna, muta un testo unico all'evolversi della società. E la prima slide che vi ho messo è la definizione vera e propria di cosa si intende con sito contaminato. Si intende un qualsiasi tipo di area, in realtà, dove è stata accertata in maniera scientifica, quindi ci sono stati fatti dei rilievi e delle analisi vere e proprie, un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo e acqua, tale da rappresentare un rischio concreto, attenzione, concreto per la salute umana. Perché è stata accertata un'alterazione? Perché magari sono state svolte attività pregresse o si stanno svolgendo in questo momento delle attività pericolose, inquinanti. C'è da dire una cosa, due piccole statistiche. In Italia gli ultimi report, sia ISPRA che ISTAT, prevedono una percentuale molto elevata di siti contaminati. Circa uno su tre è contaminato, ma non è contaminato per attività recenti, bensì per attività pregresse, addirittura di oltre 50 anni e in alcuni casi 100 anni precedenti all'accertamento. Quindi anche nel nostro caso, noi diciamo, vabbè, poi lascio comunque la parola a Riccardo, magari mi corregge anche, stiamo esaminando diverse parcelle presso l'azienda didattico-sperimentale, azienda agraria didattico-sperimentale Nello Lupori dell'Università degli Studi della Tuscia, e l'attività di contaminazione non è recente. Addirittura si parla di almeno 50-60 anni fa, se non di più. E quindi noi ne stiamo pagando le conseguenze, quello che voglio dire. Quindi diciamo che è un'attività di contaminazione, un'attività che viene fuori in alcuni casi nel breve periodo, quindi addirittura in alcuni casi è immediata, ma in molti casi sono le generazioni future a pagarne le conseguenze. Un po' il principio dello sviluppo sostenibile, che è stato tanto citato e tanto desiderato a livello europeo,
ufficialmente non introdotto, ma presente nei trattati, nel TFUE è presente proprio riferimento allo sviluppo sostenibile, sia nell'articolo 11 che nel 191. E, cosa significa in altri termini? Cercare di gestire un suolo, ma in generale l'ambiente, tale, in modo tale da garantire lo stesso uso, lo stesso quantità di risorse alle generazioni future, quindi senza compromettere le generazioni future, che quindi avranno in teoria a disposizione lo stesso numero, se non una quantità maggiore di risorse naturali a loro disposizione. Pensate che ogni anno, in Italia ma in generale nel mondo, viene segnalato questo Overshoot Day, che è praticamente il giorno in cui tutte le materie prime naturali, quindi le risorse naturali, vengono consumate a livello mondiale, quindi vengono esaurite. Fino, se non sbaglio, al pre-Covid, quindi 2019, questo giorno cadeva fine luglio, inizio agosto. Questo anno, quindi nel 2022, è caduto nel mese di maggio, quindi questo giorno in cui si esauriscono tutte le risorse naturali, quindi prodotte naturalmente dall'ambiente, è, se non sbaglio, è stato il 18 maggio, comunque a metà maggio. E pensate che c'è stato di mezzo il Covid, dove questo giorno, quindi questo Overshoot Day, è stato in un certo senso prolungato proprio per lo stop delle attività. Quindi c'è un problema, a parte questa contaminazione del suolo e lo spreco e il degrado del suolo, c'è un problema a livello della tutela dell'ambiente, quindi ambientale, oltre che concreto, ma soprattutto urgente, in maniera, bisogna risolverlo in maniera celere, perché ogni giorno che passa potrebbe essere un giorno sprecato proprio per eventuali conseguenze negative che si potranno verificare sull'ambiente, ma in generale su tutto l'ordinamento mondiale. Leggevo articoli, pubblicazioni scientifiche che facevano il countdown era tipo metà 2023 per la fine delle risorse naturali, comunque il collasso dell'ecosistema in un certo senso. Diciamo che non siamo arrivati in un breve periodo a questi livelli, però comunque il problema è, oltre che molto attuale, anche concreto, un problema serio e reale. Si differenzia il sito contaminato, quindi torniamo alle definizioni, da un sito potenzialmente contaminato, perché il sito potenzialmente contaminato non ha una certezza scientifica. Infatti si intende con tale termine l'area dove i valori di una o più sostanze inquinanti rilevati, va bene, nelle matrici ambientali risultano superiori ai valori di concentrazione di soglia di contaminazione, ricordatevi questi termini CSC, in attesa naturalmente di andare a svolgere quello che dicevo prima, le analisi scientifiche di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario ambientale. Quindi noi abbiamo principalmente due grandi siti, quelli contaminati veri e propri, cioè lì c'è stata un'attività dell'uomo, comunque un'attività pregressa che ha portato una contaminazione certa e sicura, che può naturalmente cagionare dei danni alla salute sia dell'uomo che dell'ambiente. E poi c'è il sito potenzialmente contaminato, dove sono stati superati in una breve analisi preliminare i CSC, le concentrazioni di soglia di contaminazione, e si è in attesa di svolgere una vera e propria analisi, una caratterizzazione reale per verificare se sono stati superati questi CSR, che sono le concentrazioni soglia di rischio, ovvero cosa? I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, che naturalmente vengono determinati caso per caso con applicazione della procedura di analisi di rischio, e naturalmente cosa accertano? La contaminazione, quindi il suolo, se si superano o comunque ci si avvicina proprio al minimo a queste soglie di rischio, il suolo viene considerato contaminato e di conseguenza bisogna mettere immediatamente in sicurezza il suolo stesso, l'ambiente, l'area, e procedere, se possibile, alla bonifica del sito stesso. Ok. Cosa succede nel momento in cui, cioè come si fa a definire che un sito è contaminato? Nel momento in cui colui che è responsabile, comunque colui che ha la mansione di accertare l'evento lesivo, comunque il verificarsi un evento lesivo per il sito, cosa deve fare? Ha un giorno di tempo, 24 ore di tempo, per mettere in opera tutte le misure necessarie di prevenzione e comunicare l'attività, naturalmente, quindi l'evento
inquinante, quindi l'evento lesivo, a chi? Al comune, alla provincia o alla regione. Quindi bisogna informare in maniera celere e immediata le autorità competenti. Questi che fanno? Solitamente il prefetto comunque un delegato di queste autorità informa entro 24 ore il ministro dell'ambiente. Queste slide in realtà sono state fatte a inizio progetto, ora non è più il ministero dell'ambiente ma è il ministero della transizione ecologica, che fa incarica i collaboratori, quindi i tecnici del ministero, per svolgere una prima analisi preliminare, sommaria, quello che vi dicevo prima, cioè verificare se sono state superate queste soglie di contaminazione, le CSC. Quando c'è un superamento effettivo di queste CSC, cosa fa? Che colui che riceve la risposta, quindi il risultato, ne informa il responsabile, che ne dà purtroppo immediata notizia al comune o comunque all'autorità competente. Per fare cosa? Per cercare di innanzitutto mettere in sicurezza l'area, quindi attuare tutte le misure preventive e di sicurezza, ma soprattutto iniziare l'iter per la caratterizzazione. Quindi, per verificare se effettivamente il sito è contaminato, quindi adesso stiamo un sito potenzialmente contaminato, bisogna fare questa caratterizzazione. Se la caratterizzazione, che non è altro che analisi a campione del terreno, comunque di suolo estratto a campione dall'area interessata all'inquinamento, cosa succede? Si va a analizzare i limiti delle soglie di rischio. Se queste soglie sono inferiori a quelle previste dalla norma, in questo caso il procedimento si conclude in maniera, più scritto, positivamente, si passa sempre in conferenza dei servizi e il sito non è contaminato, non è considerato contaminato. Se viceversa si conclude negativamente, cioè vengono superate queste soglie di rischio, quindi c'è una certezza scientifica, purtroppo il sito è contaminato, quindi automaticamente inizia poi l'iter di bonifica e di messa in sicurezza. Qui ho scritto messa in sicurezza sia operativa che permanente, perché qui è una diatriba in dottrina e in giurisprudenza, cioè non sempre, quello che voglio dire, è possibile ripristinare lo stato dei luoghi ex ante l'intervento antropico, quindi ex ante l'intervento dell'uomo che ha generato, cagionato un evento lesivo. In quel caso la messa in sicurezza deve essere permanente. In questo caso però c'è l'altra faccia della medaglia, è che il soggetto che è inquinato, quindi l'inquinante, non paga, che fa? D'altra parte doveva sostenere le spese per ripristinare lo stato dei luoghi. Dall'altra parte, quindi se non è possibile farlo, perché ormai il danno cagionato è irriversibile, si dice così, che fa? Se la scampa? La risposta è no. Perché in quel caso c'è il famoso risarcimento per equivalente, che è qualcosa che la giurisprudenza ripudia, perché invece di ripristinare lo stato dei luoghi, perché magari non è possibile, o comunque magari chiederebbe azioni che vanno a danneggiare aree adiacenti, altre aree, corre il risarcimento per equivalente, il soggetto dovrà versare una somma di denaro nelle casse dello Stato, a titolo di risarcimento per il danno cagionato non solo all'ambiente ma anche alla collettività presente e futura, quindi alle generazioni presenti e quelle future, per l'impossibilità di godere dell'area in cui è stata svolta l'attività lesiva. Qui ve l'ho un po' sintetizzato, in realtà è più semplice da capire, no? Quindi si fa un'analisi, prima si fa un'analisi sommaria, se ve lo evidenzio, vediamo se me lo fa fare. Sì, ecco. Eccolo qui. C'è una verifica sommaria. Se non si superano queste soglie di contaminazione, il sito non è contaminato. Magari si può procedere a un eventuale monitoraggio successivo. Se invece c'è un superamento di queste soglie di contaminazione, si procede alla caratterizzazione del sito, si va a fare un'analisi del rischio vero e proprio, quindi una vera e propria analisi scientifica di quello che produce poi la parte di terreno, la parte di suolo esaminata, e se le soglie i dati analizzati sono inferiori a queste soglie di rischio, il sito viene considerato non contaminato, si può monitorare ma comunque non è pericoloso per la salute dell'uomo.
Se invece ci sono automaticamente, c'è un superamento dei limiti superiori, quindi a queste CSR, a queste soglie di rischio, il sito viene etichettato come contaminato e quindi bisogna naturalmente procedere a quello che diciamo prima, la bonifica o la messa in sicurezza permanente. Quindi non è così semplice, anche dal punto di vista normativo, ma soprattutto amministrativo, burocratico. Qui le autorità competenti coinvolte, avete visto, sono diverse dalla provincia al comune alla regione, e quindi c'è appunto un procedimento amministrativo. Sapete che anche per effettuare una bonifica, ma anche per effettuare una rilevazione della contaminazione in un determinato suolo, dietro c'è un procedimento amministrativo, quindi c'è un inizio procedimento e un provvedimento finale che determina la conclusione del procedimento amministrativo. È tutto disciplinato dalla 241 del 90, quindi qualsiasi attività che vede coinvolta l'ambiente, soprattutto per quanto riguarda l'attività di analisi della contaminazione e successiva bonifica, è un procedimento amministrativo a tutti gli effetti. Quindi ci sarà un ufficio dell'autorità competente che attraverso i funzionari, collaboratori, eccetera, eccetera, procederà poi a compiere vari atti endoprocedimentali fino ad arrivare al provvedimento finale, di conclusione del procedimento amministrativo, che può essere positivo se il sito non è contaminato, o negativo se invece il sito è contaminato, e quindi ci sarà l'apertura del procedimento di bonifica. Queste sono le soglie limite, va bene. Ora veniamo un po' alla parte, quella un po' più divertente, cioè quali sono le cause di contaminazione più diffusa, più frequenti. Il codice dell'ambiente, il testo unico, il 152 del 2006, comunemente ma anche erroneamente chiamato codice dell'ambiente, ne differenzia due tipologie, la contaminazione diffusa e quella di prossimità. Quelle diffuse sono tutte le contaminazioni o alterazioni chimico-fisiche o comunque biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse che non sono imputabili ad una singola origine, mentre le contaminazioni di prossimità invece rientrano in una tipologia che interessano principalmente una superficie rilevante di territorio attribuibile non alla collettività indifferenziata ma a una specifica fonte di contaminazione. Nella maggior parte dei casi, però, qui vi ho scritto che le situazioni di contaminazione più pericolose sono quelle riguardanti le contaminazioni storiche, quello che vi dicevo prima, no? Per il caso dell'azienda agricola sperimentale. Lì non è che noi abbiamo fatto attività, lì c'era semplicemente una coltivazione sperimentale dei vari campi, delle varie aree, ma stiamo pagando le conseguenze delle attività degli anni pregressi, abbiamo detto almeno 50-60 anni, ma se non di più, poi Riccardo magari lo sa meglio di me. Quindi, se da una parte c'è da rimproverare l'uomo per il continuo utilizzo delle misure, delle risorse naturali, dall'altra parte effettivamente le principali cause e soprattutto di contaminazione non derivano da attività, insomma, dei giorni nostri odierni, ma da qualcosa di pregresso, da qualsiasi, queste vengono definite contaminazioni storiche. Quindi la tematica dei siti contaminati, vabbè, non riguarda l'inquinamento di altre matrici ambientali come l'acqua o l'aria, l'acqua superficiale o l'aria, non riguarda il semplice abbandono di rifiuti in superficie, qui c'è stata tutta una polemica da parte della dottrina e della giurisprudenza, che però vi risparmio perché non finiremo più, e soprattutto non è concepita la disciplina dei siti contaminati, semplicemente come protezione dell'ambiente in senso lato, ma in generale una protezione a 360 gradi dell'ambiente e della salute umana. Il nostro ordinamento cosa ha fatto? Ha creato un sistema di monitoraggio a livello nazionale con i siti di interesse nazionale. Io vi faccio vedere la mappa, eccoli qua. Questi dati in realtà non sono recentissimi, questi sono tutti quelli contaminati, cioè tutti i siti contaminati a livello nazionale. Diciamo che nel Lazio ne abbiamo 50, diciamo, ne abbiamo diversi in realtà, no? Questi sono il numero totale, 58, ma in realtà sono di più perché sono stati aggiornati anche nel 2021, ogni due anni viene fatto l'aggiornamento, e vi fa capire anche l'estensione del sito. Quindi abbiamo in ettari naturalmente. Nel Lazio ne abbiamo uno, se non sbaglio, sotto Frosinone, diciamo la parte nord è comunque più, diciamo, problematica da questo punto di vista. Portate, vado avanti. Vabbè, questa è la parte di campionamento. Io ho fatto semplicemente una disamina normativa, poi in realtà qui quello che si è occupato in prima persona del campionamento sono stati principalmente Riccardo e Leonardo, e si differenzia principalmente in due grandi tipologie la scelta di campionamento: una ubicazione ragionata, soprattutto per i siti complessi,
e una ubicazione sistematica quando magari non ci stanno, non ci sono informazioni precedenti, diciamo storiche precedenti, oppure magari le dimensioni dell'area non consentono di attivare quella l'ubicazione ragionata. In realtà poi, da questo diciamo l'ho capito per esperienza e dalla prassi, la scelta del tipo di tecnica di campionamento viene fatta caso per caso, quindi bisogna andare sempre al caso di specie e poi ragionare un attimo e scegliere quella più appropriata e quella più efficace sicuramente. E, vabbè, questa a noi non ci interessa. Ecco, queste sono principalmente le soglie limite. In realtà questo è un famoso allegato che Leonardo conosce bene, perché una volta che noi esaminiamo la biomassa, poi noi andiamo ad analizzare sia vabbè, i campioni di terreno, sia la biomassa prodotta, quante e soprattutto in che percentuale questi inquinanti sono presenti nella biomassa e nel terreno in via preliminare. Quindi noi non dobbiamo, diciamo, dobbiamo stare sotto a questi livelli, perché se noi superiamo questi livelli automaticamente il sito si considera contaminato. E noi differenziamo, attenzione, due tipi di siti: ad uso verde pubblico, privato e residenziale, e quelli commerciali e industriali. L'azienda è ricompresa, l'azienda didattica sperimentale, questo ce lo dice la Cassazione, ma Leonardo può testimoniare, è ricompresa in qualsiasi tipo, nei siti di tipo A, quindi nei siti ad uso verde pubblico, privato, eccetera, eccetera. Quindi non è considerato sito ad uso commerciale. Qua è la procedura di bonifica. In realtà la procedura di bonifica chiede un progetto operativo, chiede naturalmente dei sopralluoghi e solitamente, proprio dal punto di vista tecnico-pratico, cerca anche di creare più progetti differenziati tra di loro, perché nel caso in cui non è possibile attuare il primo, si può attuare il piano B, il piano C, eccetera, eccetera. In realtà però, molte volte, come vi dicevo prima, come vi anticipavo prima, non è sempre possibile procedere alla bonifica e quindi è stato introdotto questo risarcimento in forma equivalente, quindi risarcimento per equivalente, dove chi ha cagionato naturalmente il danno, quindi l'evento lesivo, sarà costretto a pagare in termini economici. Fatto salvo naturalmente la responsabilità penale di tipo personale, quindi se ha cagionato un danno ambientale, il codice penale, il nostro ordinamento prevede come reato il danno ambientale, quindi sarà sanzionato ugualmente dal punto di vista penale, se non sbaglio con la reclusione. Questo in realtà è una sfida che il testo unico si poneva, ma che ormai diciamo è prassi consolidata, cioè nel tener conto sia delle tecniche diciamo di analisi del sito, quindi per quanto riguarda l'analisi preliminare per verificare le soglie di contaminazione, sia per poi procedere all'attività di bonifica e soprattutto di messa in sicurezza, cosa si afferma, cosa si vuole andare a ormai è consolidato comunque ad affermare, che l'operatore, comunque il soggetto incaricato, deve sempre applicare le migliori tecnologie disponibili, attenzione, che però non siano eccessivamente costose, quindi che siano dal punto di vista economico-finanziario supportabili e soprattutto gestibili. Qua c'è un piano di smessa, un piano di monitoraggio, questo ve l'ho detto prima, perché non basta semplicemente verificare se si rispettano queste soglie di contaminazione oppure si va oltre a queste soglie. Una volta che comunque si fa una sorta di caratterizzazione e quindi di analisi del terreno, bisogna solitamente per almeno 6 mesi o comunque per un anno continuare a monitorare e quindi cercare con frequenza, solitamente settimanale se possibile, ormai è raro farlo, comunque mensile, procedere all'analisi di biomasse o comunque la parte, scusate, non biomasse, del terreno stesso, quindi di campioni del terreno, per verificare se magari sono comparsi inquinanti e contaminanti nel corso delle settimane, dei mesi, fino a che naturalmente si può accertare con certezza scientifica, quindi la non presenza di alcun tipo di inquinante e contaminanti. In realtà il termine corretto è contaminanti, inquinanti diciamo è un termine un po' più volgare per dire che il sito comunque non è sicuro. Quindi concludendo, perché lasciarvi così è un po' brutto, quello che vi voglio far capire è quello che con questo progetto europeo stiamo portando avanti, vi voglio far capire l'importanza del ruolo che svolge il terreno e il suolo, sia in termini naturalmente agricoli, perché naturalmente il suolo nasce per coltivare delle specie agricole, ma anche per la salvaguardia e soprattutto la tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, quindi ha due funzioni.
se noi con le nostre condotte e soprattutto con le nostre decisioni, scelte sia di indirizzo politico sia naturalmente di indirizzo personale, andiamo in un certo senso contro la salvaguardia e soprattutto la salute del suolo, oltre a ledere l'ambiente e quindi la biodiversità, gli ecosistemi, eccetera, eccetera, andiamo a lungo termine, quindi considerando il lungo periodo, a ledere la nostra salute, ma soprattutto consumiamo e degradiamo del tutto le risorse naturali disponibili per le generazioni future, andando contro poi al principio di sviluppo sostenibile che ormai è alla base di tutto l'ordinamento europeo. Quindi, detto questo, io concludo. Se ci sono domande, sono a vostra disposizione, se no lascio la parola al professor Cecchini, che magari può dire quello che ne pensa. Non so se avete qualche domanda per Valerio, altrimenti direi che possiamo procedere con il secondo relatore, che è Riccardo Alemanno. Sera. Vai Riccardo. Vado in presentazione. Naturalmente, se qualcuno ha delle domande può anche inserirle in chat, poi le vedremo alla fine. Si vede? Sì, benissimo. Allora, comincio. Vai Riccardo. Allora, quello di cui io mi occupo e di cui parliamo oggi, diciamo che il fitorimedio e quindi la tecnologia stessa del fitorimedio. Come mai non va avanti? Ecco. Innanzitutto iniziamo a parlare di quello che è il suolo, quindi le sue caratteristiche, la sua importanza, poi passeremo a quali sono gli inquinanti, i contaminanti nel suolo, quali sono le tecniche di rimozione e di riduzione e quindi anche del fitorimedio, per poi passare al caso studio qui in università. Quello che si può fare magari è che prima di passare al caso studio possiamo fare una pausa intermedia, penso che possa essere ottima come soluzione. Allora, innanzitutto parliamo del suolo. Il suolo innanzitutto è una risorsa naturale, tutti conosciamo bene questa risorsa, però forse non capiamo e non conosciamo le sue caratteristiche. Innanzitutto è una risorsa che non è rinnovabile ed è limitata, perché la sua generazione, quindi la pedogenesi, è un processo estremamente lungo, richiede centinaia, migliaia d'anni, e una minima degradazione porta a un danno irreversibile, un enorme danno. È importantissimo perché è da supporto per la sopravvivenza e il mantenimento degli ecosistemi. Al suo interno, infatti, avvengono tutta una serie di scambi, esiste tutti gli ecosistemi degli artropodi, batteri, funghi, e coesistono insieme in questa matrice. Innanzitutto, e poi è un corpo vivente complesso e in continua evoluzione. Perché? Perché è un ambiente che viene influenzato da diversi fattori climatici, fattori strutturali e anche fattori microbiologici. Quindi è un insieme di elementi che vanno a migliorare e modificare il suolo stesso. Dopodiché il suolo che cosa fa? Ci offre dei servizi ecosistemici. Diciamo che in questa immagine riusciamo ad individuare tutti i servizi ecosistemici. Questi vengono riassunti fondamentalmente in quattro funzioni, che sono la fornitura e l'approvvigionamento. Infatti dal suolo noi ricaviamo direttamente o indirettamente circa il 95% del cibo di cui noi ci nutriamo, o che comunque nutriamo gli animali di cui poi noi ci nutriamo. Vengono prodotte anche medicine, viene anche stoccata tutta l'acqua dolce di cui necessitiamo, la gran parte almeno. Regola fondamentalmente tutta una serie di condizioni che sono a noi congeniali, come per esempio può essere la qualità dell'aria, il clima, le risorse idriche, come dicevamo in precedenza, e poi tutta una serie di regolazioni di ecosistemi. Inoltre è un qualcosa che a noi è vicino a livello culturale, quindi con un servizio culturale, perché storicamente il suolo per noi è qualcosa che, se ben gestito o naturale, presenta una serie di paesaggi, qualcosa che a noi è sempre stato insegnato, quindi è qualcosa di culturale. E poi di supporto a tutto quello che abbiamo detto adesso, dal suolo stesso si può ottenere cibo,
si può ottenere ossigeno e si può rinnovare in piccola parte e con molto tempo. Quindi il suolo che cos'è? È quello che è alla base della produzione degli alimenti e delle biomasse a noi necessarie, come possono essere la legna per il riscaldamento e gli alimenti sia vegetali che animali e così via dicendo. Fisicamente ci offre un supporto per le nostre strutture e infrastrutture, cioè le strade, le case dove noi passiamo o abitiamo vengono supportate dal suolo. Dal suolo vengono estratte tutte quelle materie prime di cui necessitiamo, semplici come possono essere argilla, sabbia, ma anche più complesse come i minerali o quelle materie che al momento sono estremamente importanti per la costruzione, le terre rare che servono per la costruzione di chip, eccetera, eccetera. All'interno del suolo abbiamo un'enorme riserva di biodiversità e di pool genetico. Infatti si pensa e si è teorizzato che all'interno del suolo ci sia la più grande diversità genetica in assoluto di tutti gli ambienti, gli ecosistemi, di tutti gli ambienti naturali. Dopo l'oceano è la più importante fonte di stoccaggio di carbonio e inoltre è un elemento di paesaggio, come abbiamo detto in precedenza. Perché? Di paesaggio e culturale, perché all'interno comunque viene stoccato tutto quello che è successo negli anni, nei secoli, e quindi ci va a creare una sorta di cultura, un filologico nella storia. E poi ci sono anche tutti i reperti archeologici che stanno all'interno del suolo, e questo è un qualcosa che a noi serve culturalmente. Che cos'è il suolo, quindi? È un qualcosa che è in equilibrio, e questo equilibrio non è un qualcosa di estremamente stabile. Tutto quello che è naturale è un qualcosa che funziona, ma è instabile, è precario. E diciamo che noi esseri umani ci impegniamo molto per andare a ridurre questa stabilità, questa minima stabilità. Ed è importantissimo che la sensibilità, nei vari ordini gerarchici, quindi dai bambini fino agli anziani, che bisogna aumentare la sensibilità. L'inquinamento del suolo, come ha detto in precedenza anche Valerio, come ha ben descritto in termini giuridici, è quando nel suolo o subito sotto, quindi nel sottosuolo, nelle acque presenti nel suolo, viene inserita una sostanza, che può essere naturale o non, e rappresenta un rischio fondamentalmente per la salute pubblica e poi per l'intero ecosistema. Bisogna ricordare che se viene intaccato l'intero ecosistema, la stessa salute pubblica poi ne risente. Questo già l'ha fatto vedere anche Valerio in precedenza, l'ha spiegato benissimo, quindi fondamentalmente quello che io dirò è che la contaminazione può essere di due tipologie, e la contaminazione diffusa, quindi che non ha un'origine definita ma è diffusa, può essere ad esempio quella della deriva quando viene fatto un trattamento fitosanitario in un'azienda agricola, ma c'è vento, quindi tutta quella nube che si va a dare per trattare una piantagione può andare dispersa negli ambienti vicini, e quella è una fonte diffusa, ma anche, diciamo, un disastro nucleare, in quel caso anche una contaminazione diffusa. Quindi è difficile determinare la sua fonte originaria ed è anche difficile arginarla, cioè capire dove va a finire, è abbastanza imponente come problematica. Poi ci sono anche le contaminazioni di prossimità, in questo caso la fonte è certa, perché magari è un qualcosa che è successo lì vicino, c'è stato uno sversamento da parte di un'azienda chimica o uno stock ha perso, e quindi uno stock nel suolo di sostanze chimiche ha avuto un problema, ha sversato nel suolo l'inquinante, e quindi abbiamo una contaminazione che si può estendere su grandi superfici, ma di solito è più delineabile il confine. Questo spesso porta poi a contaminazione storica, che è quello fondamentalmente che ha detto Valerio, che sono situazioni che sono successe diversi decenni in precedenza e che comunque non si risolvono o che non sono state risolte. Quali sono le fonti di inquinamento? Quali sono i contaminanti principali? Diciamo che sono di due origini. Possono essere naturali, ma vi preannuncio che sono in piccola parte, oppure possono essere artificiali, quindi generate da noi esseri umani. E sono di solito di due tipologie, inorganici
gli inquinanti, oppure organici. Diciamo che a livello naturale si producono maggiormente inquinanti inorganici, ma in piccolissima parte anche organici, mentre gli artificiali sono ad opera preponderante dell'uomo. Gli inorganici sono i metalli, quindi principalmente i metalli pesanti e i non metalli o metalloidi. Negli organici abbiamo i POP, che sembra una bella sigla, ma invece è qualcosa di estremamente persistente, infatti è un contaminante organico persistente. E da questo poi abbiamo una serie di sottoclassi, che vedete qui, sono queste quattro fondamentalmente, che adesso andiamo un pochino a dettagliare. Per quanto riguarda gli inquinanti inorganici, come abbiamo detto, diciamo che una piccola parte, qui un po' spesso è presente, però l'attività geologica, quindi naturale, che si inizia da una roccia madre, questa viene alterata, viene erosa o da attività vulcaniche, viene trasformata e può rilasciare nel suolo dei contaminanti. Tra queste, per esempio, c'è l'arsenico, nei suoli vulcanici è un qualcosa di estremamente presente, e qui a Viterbo è un qualcosa di estremamente presente. Poi abbiamo tutta l'attività antropogenica. Quali sono gli inquinanti inorganici? Sono fondamentalmente elementi in tracce, quindi metalli pesanti o metalloidi, e i radionuclidi. I nuclidi sono fondamentalmente degli elementi instabili che decadono e vanno a rilasciare delle radiazioni che sono altamente inquinanti e impattanti sia per gli ambienti ma anche per tutti gli organismi, dai micro ai macroorganismi. E di solito sono quelli che vengono rilasciati quando c'è un incidente nucleare, quindi c'è un rilascio di radiazioni proprio per un decadimento di questi nuclidi. Parlando di metalli pesanti, fondamentalmente, o metalloidi, o e metalloidi, abbiamo la loro definizione fondamentale. Sono dei metalli che hanno una densità superiore ai 4,5 grammi al centimetro cubo. Come potete vedere in questa tabella, abbiamo questi metalli, tra cui c'è anche un non metallo, un metalloide, che è l'arsenico, ma che comunque ha una densità abbastanza elevata. Solamente l'alluminio ha una densità inferiore, ma per le sue caratteristiche tossicologiche rientra in questo elenco, diciamo. Quali sono le caratteristiche di questi inquinanti? Fondamentalmente è che sono estremamente persistenti nell'ambiente, cioè non vengono degradati. E sono anche mobili, quindi in parte si possono andare a spostare nel suolo. In più avviene anche il bioaccumulo. Il bioaccumulo fondamentalmente è un accumulo nelle varie catene alimentari, dalla pianta fondamentalmente, fino al bovino, di cui noi ci nutriamo, per esempio, oppure la stessa pianta, e quindi vanno a concentrarsi all'interno del predatore, in questo caso noi, e si vanno ad accumulare nei lipidi. Ma qual è il problema che si accumulano? Fondamentalmente è che vanno a creare malattie croniche, che sono acute e sono riconducibili proprio a intossicazione da metalli pesanti. Infatti il 60-70% delle malattie croniche è riconducibile ai metalli pesanti. L'arsenico non è un metallo, ma un metalloide, per delle caratteristiche sue che adesso non vi sto a dire, e che lui stesso è presente anche nell'acqua ed è in grado di causare malattie cardiovascolari, problemi neurologici e anche il cancro. Gli inquinanti organici invece sono molecole che di solito hanno alla base della loro formula chimica il carbonio. Sono molecole estremamente persistenti, infatti i POP, che racchiudono tutti gli inquinanti organici, vanno a descrivere proprio quei contaminanti organici persistenti nell'ambiente. Con la Convenzione di Stoccolma nel 2001 vennero descritti in maniera approfondita e venne anche inquadrata quella che era la sporca dozzina, quindi 12 contaminanti inquinanti organici che erano estremamente tossici. Adesso poi nel corso degli anni, dal 2001 al 2022, sono più di 21 anni e sono stati aggiunti almeno altri 10 elementi estremamente tossici.
Quali sono le caratteristiche di questi inquinanti? Che sono estremamente stabili e chimicamente inerti. Questo fa sì che, non essendo, essendo inerti, non reagiscono con altre molecole, con altri elementi, e quindi sono fissi lì, rimangono così, non, sono stabilissimi. Persistono anche questi nell'ambiente, ma sono facilmente trasportabili, quindi si estendono per molti chilometri, per moltissimi chilometri. Sono stati individuati anche nell'Artico addirittura, e non ci sono attività umane così rilevanti nell'Artico che possano produrre questi inquinanti. E anche in questo caso si accumulano negli studi animali e vegetali, anche con una certa facilità. Infatti abbiamo la bioaccumulo e la biomagnificazione dell'inquinante, quindi nella catena alimentare c'è un'accumulazione sempre maggiore dall'organismo eutrofo fino all'organismo predatore. In questo caso possiamo sempre essere noi. Quali sono questi inquinanti organici di cui abbiamo visto prima, dei POP? E queste sono quelle sigle che dicevamo prima. Abbiamo innanzitutto gli idrocarburi policiclici aromatici, gli IPA, che sono degli inquinanti prodotti principalmente dall'autotrazione, possiamo dire così. Infatti sono inquinanti che vengono prodotti dalla combustione di benzine e di altri carburanti. Quindi sono quelli che si ritrovano spesso nei pressi delle strade, nelle sedi stradali, nella parte vicinale, abbiamo forte contaminazione di IPA. Abbiamo i policlorobifenili, PCB, che sono caratterizzati da cloro e benzene nelle varie catene, e sono prodotti che venivano molto rilasciati nelle industrie dove c'erano produzioni di vernici o altri elementi lubrificanti, erano molto stabili, inerti, quindi anche utili nel ritardanti sui prodotti infiammabili. Poi abbiamo tutte quelle che sono le diossine e i furani, quindi simil-diossine e furani, che sono prodotti di combustioni. In minima parte vengono rilasciati anche durante gli incendi, ma principalmente vengono rilasciate da combustioni di, per esempio, rifiuti. Si parla spesso delle diossine rilasciate dalle combustioni dei rifiuti. E poi abbiamo altri inquinanti che sono i formulati chimici a base di organoclorurati, che sono fondamentalmente quelli utilizzati, cioè la massima rappresentazione è data dagli agrofarmaci, quindi erbicidi, insetticidi, acaricidi e via dicendo. E tra questi il massimo esponente, che fortunatamente è da moltissimo che non viene più utilizzato perché è bandito in tutta Europa almeno, è il DDT. Questo insetticida venne scoperto inizialmente alla fine dell'Ottocento, negli anni 70 dell'Ottocento, poi viene scoperta la sua elevatissima capacità insetticida a ridosso degli anni 30-40 del Novecento, e poi nel 48 lo scopritore addirittura vinse un premio Nobel, ed era un prodotto estremamente efficace, ma estremamente impattante e longevo, tant'è che se uno va a fare delle analisi del suolo in terreni estremamente produttivi come quelli che sono della piana che adesso non mi viene in Abruzzo, dove vengono prodotti moltissimi ortaggi, all'interno viene trovato spesso ancora tracce di questo contaminante, e comunque all'epoca veniva spacciato come una soluzione formidabile, tant'è che facevano le pubblicità, queste del 46, in cui veniva detto che era utile ed era per tutti, per me e per tutti. La bonifica dei siti contaminanti fondamentalmente è un qualcosa che riguarda anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per raggiungere questi obiettivi, fondamentalmente le Nazioni Unite hanno descritto che c'è l'urgenza di decontaminare i terreni, perché solamente un suolo sano è in grado di fornire cibo sano, sicuro, e tutti i servizi ecosistemici di cui abbiamo parlato. Spesso un suolo contaminato, oltre a fornire un cibo sicuro, può fornire anche più cibo, quindi è importantissima la decontaminazione dei suoli. Che cos'è una bonifica fondamentalmente? Tutti quegli interventi, tutte quelle tecnologie che vanno a eliminare o ridurre i contaminanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, e che vanno a portare quella soglia di inquinanti e contaminanti a un livello minore o uguale rispetto alle concentrazioni soglia di rischio, le CSR citate precedentemente dal collega Valerio Di Stefano.
E cosa vanno a fare queste tecniche e tecnologie? Fondamentalmente queste quattro azioni vanno, che possono essere insieme o singole, quindi immobilizzare, isolare, estrarre e degradare i contaminanti dal suolo. E in base alla tipologia di intervento o sulla natura del processo si decide qual è la tecnologia migliore da perseguire. I siti contaminanti come vengono decontaminati fondamentalmente? Con due procedure principali, in situ, quindi direttamente sul luogo, oppure in modo ex situ, quindi in una parte esterna al sito contaminato. In questo caso possono essere off-site o on-site, qualora il suolo viene trasportato in un sito di decontaminazione presso, vicino al terreno contaminato, oppure off-site se all'esterno del sito contaminato. Naturalmente potete ben capire che una decontaminazione in sito non prevede la rimozione del suolo contaminato, come possiamo vedere qui in questa immagine, e quindi non deve essere poi trasportato al sito, al luogo, all'impianto di decontaminazione. Quindi c'è un enorme risparmio economico. In più c'è anche un impatto inferiore sull'ambiente, perché il trasporto, oltre ad avere un costo, ha anche un impatto ambientale. E poi rimuovere una grossa parte di suolo è comunque qualcosa di estremamente dispendioso ed impattante. Come si sceglie la migliore tecnica di bonifica? Fondamentalmente da queste quattro caratteristiche: dalla natura del contaminante e dalla sua distribuzione nel suolo, nell'ambiente, dalle caratteristiche del terreno, perché è importantissimo, la struttura del terreno può inficiare un trattamento biologico, perché un organismo vegetale, ad esempio, non cresce su quel determinato suolo. E poi abbiamo due importantissimi fattori, che sono quello economico e quello di tempo, perché bisogna vedere quanti soldi ci sono e quanti ne richiede la tecnologia di bonifica e in quanto tempo bisogna effettuare la bonifica. I trattamenti poi a quel punto da scegliere sono fondamentalmente tre: chimico-fisico, termico o biologico. I trattamenti chimici sono quelli che vanno ad utilizzare un prodotto chimico per decontaminare e vanno ad alterare la struttura chimica dei contaminanti, ma possono diventare loro stesso decontaminanti, perché comunque si va a mettere qualcosa di estraneo nel suolo, e quindi anche di sintesi, quindi è qualcosa di estremamente distante da quello che è presente nel suolo. I trattamenti fisici, anche in questo caso, vanno a trasferire la fase del contaminante o a ridurre la sua concentrazione. Poi abbiamo anche i trattamenti termici. Sono altri trattamenti che, tramite l'uso di calore, vanno ad aumentare la volatilità del contaminante, decomporre o fondere questi contaminanti. Però immaginate di applicare questi tre sistemi, e sono, come potete pensare, estremamente costosi. Sono veloci, ma sono estremamente funzionali. Ma immaginate di utilizzare trattamenti chimici che possono creare una contaminazione a loro volta, e i trattamenti termici su un suolo, quindi temperature superiori agli 800, ai 1000 gradi, vanno a sterilizzare il suolo, quindi è un suolo che poi diventa inerte, non ha più tutte quelle caratteristiche biologiche, diciamo che è un danno secondario. Poi abbiamo i trattamenti biologici, che invece si basano su attività metaboliche di organismi come le piante o altro, e che vanno a decomporre le molecole organiche. Qui troviamo, tra questi trattamenti biologici, la fitotecnologia. La fitotecnologia è un qualcosa di naturale, che va a ripristinare un ambiente, e oltre che il suolo, sempre il sottosuolo, le acque sotterranee, e ha dei costi estremamente ridotti. Si parla di circa il 50% almeno rispetto agli altri trattamenti, e ha delle caratteristiche estetiche, perché si va comunque a coprire un suolo spoglio con delle culture, quindi è qualcosa che visivamente è più appagante, e si basa su processi biologici della pianta che vanno comunque a disturbare processi chimici e fisici sviluppati dalla pianta, e permettono di assorbire il sequestro, la biodegradazione e metabolizzazione dei contaminanti da parte di piante, ma anche altri microrganismi della rizosfera.
Quando si parla di degradazione o eliminazione, si parla quindi di fitorimedio. E il fitorimedio è un termine che si compone da due parole fondamentalmente greco e latina, che sono quello della pianta e la correzione che la pianta va ad esprimere all'interno o a rimuovere un male dal suolo, in questo caso. Quali sono le cose che bisogna conoscere, le informazioni da conoscere per decidere qual è la migliore tecnologia? Fondamentalmente queste, le caratteristiche petroclimatiche, idrogeologiche del sito, se sono presenti, se si necessita di attività di manutenzione e monitoraggio, situazione economica, legislativa e sociale del luogo, perché non è detto che si può importare una pianta estranea a quell'ambiente in un suolo di un altro ambiente, quindi non si può importare un organismo, diciamo, esterno rispetto a quell'ambiente così facilmente. Le attività svolte nel fitorimedio sono fondamentalmente queste cinque, che adesso andremo a descrivere meglio. Abbiamo la fitoestrazione, che va a rimuovere il contaminante dal suolo, partendo da tutta la parte radicale fino ad arrivare nella parte epigea, quindi nella parte verde della pianta, la va a accumulare nella parte aerea e successivamente vengono asportate. Cosa viene asportata? Direttamente la parte aerea o in alcuni casi anche la parte radicale. Gli step fondamentalmente sono quelli che abbiamo appena detto, quindi viene catturato a livello radicale, viene mobilizzato prima di tutto il contaminante, viene acquisito dalla pianta, viene assorbito, viene traslocato all'interno della parte vegetale, quindi la parte epigea, e a questo punto la pianta supporterà quel sequestro fino a che non viene a manifestarsi i sintomi di fitotossicità. Una cosa importante è quando si sceglie una di queste piante per queste attività, è importantissimo decidere di avere una pianta o iperaccumulatrice o estremamente produttiva a livello di biomassa, così le due caratteristiche quasi si bilanciano, cioè l'attività, l'esito finale quasi si va a bilanciare. Dopodiché abbiamo la fitostabilizzazione, che in questo caso riguarda non i tessuti epigei ma quelli ipogei, in cui viene stabilizzato il contaminante e non c'è un accumulo nella parte aerea ma solamente una stabilizzazione nel suolo. La fitovolatilizzazione, che è un qualcosa di simile alla fitoestrazione, ma a quel punto tutto il contaminante assorbito viene rilasciato nell'atmosfera per traspirazione. Questo è molto utilizzato su mercurio e selenio, ma è un palliativo, possiamo dire, perché il contaminante passa dal suolo all'atmosfera, quindi è un passaggio di consegna. La rizofiltrazione è una tecnica un po' borderline, perché si usa fondamentalmente per quelle acque inquinate, anche sotterranee, ma tendenzialmente superficiali, e viene svolta dalle radici, quindi è importantissimo che ci sia un'elevata biomassa radicale con un'elevata crescita, e quindi questo comporta una maggiore attività sanatoria. La fitodegradazione è qualcosa che invece viene a realizzarsi soprattutto per gli inquinanti organici, e quindi le varie molecole organiche complesse vengono semplificate e tramite tutte le attività enzimatiche all'interno della pianta, a quel punto vengono in parte stoccati nella parte vegetale e sono rimovibili con la raccolta del materiale epigeo. Abbiamo quindi dei pro e dei contro sicuramente del fitorimedio, che sono estremamente economici, non altera, come abbiamo detto, le caratteristiche fisiche e chimiche del suolo, abbiamo un controllo del ruscellamento, quindi minore erosione, interventi in sito, come abbiamo detto, e una tecnologia solar driver, quindi che utilizza il sole come fonte energetica e valorizza esteticamente anche le aree marginali incolte per poi riuscire ad avere un suolo utilizzabile per la produzione di alimenti. Quali sono i contro? Che dipende molto dal suolo, dalle condizioni climatiche, quindi influenzano la scelta del fitorimedio, le piante almeno, la distribuzione dell'inquinante, quanto è esteso, i tempi sono quelli che abbiamo detto e sono condizionati dal tasso di crescita delle piante e limite la bonifica è limitata al volume di suolo che è esplorato effettivamente dalle radici. Cosa può fare il progetto Ceresis? Fondamentalmente è quello di trovare quelle tecnologie, quelle soluzioni per decontaminare i suoli, utilizzando culture energetiche, e da queste poi
utilizzare processi di termoconversione che vadano a produrre carburanti ad alta qualità e valore energetico. Quello che viene fatto in questo progetto è un'applicazione più reale, su scala reale, di una serie di colture energetiche per il fitorimedio, che viene fatto fondamentalmente in quattro paesi europei e non, come ha detto in precedenza Valerio, in Scozia, in Inghilterra, in Italia, da noi nell'Università di Studi della Tuscia, presso l'azienda agraria di didattica sperimentale Nello Luberi, sempre dell'azienda, presso la sfortunata Ucraina, in questo momento le prove ci dovrebbero essere, purtroppo le notizie sono un po' poco confortanti, però è in Brasile. Quello che viene caratterizzato il suolo italiano, fondamentalmente il nostro suolo, è quello un'elevatissima concentrazione di arsenico, e questo è dovuto fondamentalmente a un substrato di origine vulcanica. Allora, ripassiamo al caso studio, cioè quello che abbiamo detto è stato fatto principalmente nell'Università della Tuscia, quindi cosa prevede il progetto Ceresis? Come caso studio presso l'università, la nostra università. Diciamo che le colture energetiche scelte in questo caso sono fondamentalmente tre, o almeno quelle riprodotte nei vari ambienti. La più importante però è la Phalaris arundinacea, che è una coltura energetica, una graminacea, che predilige un po' i suoli più umidi, quindi anche con ristagno idrico, abbiamo visto, e che viene replicata, quindi coltivata, nei quattro partner mondiali, quindi Brasile, Ucraina, Scozia, e Nord Inghilterra e in Italia, qui da noi. Le altre due comunque sono il Miscanto e il Salice, sono tutte colture perenni o perennanti, almeno. Oltre il Salice poi abbiamo anche altre piante arboree, come può essere è stato studiato anche il nocciolo, sempre qui nel Viterbese, e il vigneto. Ma queste non sono sono fuori dal contesto sperimentale dell'università. Okay. La sperimentazione presso l'azienda agrarica didattico sperimentale ha interessato tre siti fondamentalmente, che sono questi inquadrati nella foto centrale. Quindi abbiamo due siti di produzione massale di biomassa e uno dove viene svolta un'attività sperimentale, qui è scritto trial, e vengono studiate diverse parcelle. Fondamentalmente è stato fatto un disegno sperimentale a blocchi randomizzati con 24 parcelle e dove viene fatta una diversa tipologia di concimazione, che va da 0 a 0, 50 e 100 kg a ettaro, e viene anche fatto uno studio per quanto riguarda quello che è la concia del seme con un prodotto PGPR, quindi che va a promuovere la crescita della pianta. Primariamente è stato fatto tutta quella che è l'analisi del suolo per conoscere le condizioni del suolo su tutti gli appezzamenti, ma con maggiore riguardo nelle parti di sperimentazione, quindi su tutte le parcelle. È stato fatto un campionamento del suolo, sempre con i subcampioni di circa 5 per ogni area di interesse, e poi sono stati mescolati per avere una rappresentazione del suolo, almeno dei primi 20 centimetri, e andare a individuare la tessitura, la fertilità e anche il contenuto degli inquinanti presenti nel suolo. La semina è stata preceduta comunque dalle lavorazioni del suolo, che, come diceva Valerio, sono state in questo caso una minima lavorazione, quindi una prelavorazione del suolo per disturbare il meno possibile, quindi con vantaggi economici, agronomici, minore disturbo della biodiversità, minor rilascio di carbonio dal suolo, e quindi è stato scelto questo per impattare meno possibile sul suolo. Dopodiché è stata fatta la concia del seme, come abbiamo detto, con questi organismi, questi PGPR, che vanno ad incrementare, almeno a livello di letteratura, il potenziale fitodepurante, fitorimediale della pianta. Come possiamo vedere qui a destra della foto è il seme conciato. E dopodiché è stata fatta la semina. La semina è stata fatta nell'aprile del 2021, è stata fatta a spaglio e a file, e manualmente o meccanizzata. Infatti a spaglio è stata fatta manualmente e con uno spandiconcime, quindi meccanizzata, e meccanizzata poi è stata fatta anche a file tramite una seminatrice parcellare, che è
tipica della semina delle parcelle di frumento, possiamo dire. La gestione agronomica è stata fatta con una concimazione ureica, azotata, quindi in due dosi, cioè in due step, quindi è stata divisa il totale del concime per ogni parcella o area di produzione di biomassa, avendo, come abbiamo detto prima, in precedenza da 0,50 e 100 kg a ettaro. Anche in questo caso, a livello di letteratura, c'è previsto che la Falaris, incrementando la concimazione, dando quindi concimazioni azotate, riesce a fitorimediare di più, riesce ad avere un'azione fitorimediale maggiore. Poi è stata fatta irrigazione e anche nel mese di luglio 2021 uno sfalcio per stimolare la crescita, quindi per accelerare l'insediamento, ridurre l'infestazione da altre piante, ma e stimolare al tempo stesso quello che è la crescita, come viene fatto in genere con il pascolamento delle altre foraggere. La fenologia che abbiamo registrato nel corso dell'anno, fondamentalmente l'anno seguente e qualcosa di quest'anno, è stato una emergenza e prime foglie nel periodo di fine aprile. Come possiamo vedere, questa è una pianta, una graminacea, quindi una monocotiledone, quindi emerge primariamente il singolo cotiledone, la singola foglia, dopodiché dopo circa 10-15 giorni sono state registrate le seconde foglie e in escalation poi le terze foglie, la terza foglia l'accestimento, come possiamo vedere qui, l'allungamento dei vari internodi, registrato tra il metà e fine giugno 2021, e nel settembre 2021, quando è iniziato il primo campionamento, abbiamo riscontrato una forte difformità della fenologia della pianta. Infatti, in alcuni casi avevamo piante di oltre un metro e in altri casi avevamo piante molto compresse, internodi molto corti e piante che sembravano solo in fase di accestimento, poco più. Questo è anche un po' dovuto dalla tipologia di suolo, oltre che dalla gestione agronomica. Ma non andarono mai in fioritura. Teoricamente è una pianta macroterma, quindi la gestione, la semina non ha risentito del periodo primaverile, ma possiamo vedere che nella parte alta di questa foto del 9 settembre 2021 c'è stato un disseccamento dell'apice vegetativo. La fioritura poi è stata riscontrata solamente quest'anno, circa meno di un mese fa, è stata riscontrata la prima fioritura. Infatti nel primo anno non andò in fioritura, adesso è andata in fioritura e ci stiamo preparando per riniziare i campionamenti. Come potete vedere è una pianta che ricorda vagamente la struttura, quella della canna comune, la Rhododonax, e come parte fiorale più un'erba mazzolina, quindi una Dactylis. Sei bloccato, ecco. Il campionamento è stato fatto in modo differenziale tra il campo sperimentale e le altre due aree. Quello che è stato scelto di fare è stato quello di avere un singolo sfalcio per ogni parcella è stato deciso di fare circa tre campionamenti. Questi tre campionamenti possiamo vederli in queste foto, in cui abbiamo fondamentalmente in modo randomizzato il prelievo delle varie biomasse, ed è stato fatto innanzitutto un singolo sfalcio in periodi diversi, quindi a fine agosto, metà settembre, i primi di agosto, metà settembre, fine novembre, quindi in cadenza di circa un mese e mezzo, un primario sfalcio. Dopodiché è stato ripetuto un secondo sfalcio, quindi si è andata a sommare la biomassa rispetto nei due sfalci precedenti, quindi abbiamo uno sfalcio, il secondo sfalcio coincide fondamentalmente con il terzo sfalcio del terzo campionamento. Quindi abbiamo che per la sezione 1 e 2, due sfalci sommati e un singolo sfalcio solamente per la sezione 3. Per gli altri appezzamenti è stato fatto un unico sfalcio con sistemi meccanizzati, in questo caso abbiamo una raccolta, uno sfalcio e poi raccolta comunque manuale tramite una falciatrice a dischi collegata a un trattore, e nell'altro caso abbiamo un mezzo più compatto che ci permette di fare una falciatura e anche una raccolta contemporanea della biomassa. Tutta la biomassa raccolta è stata naturalmente pesata come pianta dal quale, quindi con tutta l'umidità, e poi è stata posta all'interno delle stufe con una temperatura di 105 gradi per circa 24 ore ed è stata ottenuta quindi una biomassa secca.
ed è stato fatto tutto quella che è una valutazione dei risultati della produzione. Possiamo vedere che dall'area sperimentale, quello che dicevamo prima dei tre sfalci, abbiamo nel singolo sfalcio, quindi inizio agosto, metà settembre e novembre, queste produzioni di sostanza secca. Quindi abbiamo una produzione abbastanza bassa nei primi di agosto. Questo però è da ricordare che è solamente il primo anno con una semina fatta a metà aprile. È da visionare quello che succederà poi quest'anno. Abbiamo una produzione estremamente bassa in agosto, circa 100 kg ettaro. Una produzione nettamente superiore nel periodo di metà settembre, con valori simili, prossimi ai 700 kg ettaro, e produzioni leggermente superiori ancora nel periodo di novembre, quindi il terzo sfalcio. Nel terzo sfalcio poi abbiamo detto che è stato fatto poi anche la raccolta, il duplice sfalcio degli altri due appezzamenti, ma come possiamo vedere la somma del primo e del secondo sulla prima sezione dà valori comunque molto bassi, intorno ai 200 kg ettaro. Il secondo, in questo caso, la somma va a superare di poco, infatti stiamo poco oltre i 700 kg ettaro, e il terzo è rimasto tal quale. Quello che ci dice è che fondamentalmente non c'è differenza significativa tra effettuare un singolo sfalcio tardi o due sfalci distanziati tra settembre e novembre, perché la produzione a livello statistico non è differente. Confrontando poi i risultati con gli altri appezzamenti abbiamo visto una cosa molto interessante, fondamentalmente che qui si sono un po' spostate le lettere, ma possiamo vedere che l'area sperimentale ha prodotto estremamente poco, infatti mediamente, mediando i vari risultati, abbiamo una produzione di circa 700 kg ettaro, quindi inferiore alla tonnellata di sostanza secca sempre. La biomassa 1 stiamo nell'ordine delle 4 tonnellate ettaro, mentre la biomassa 2, che era quella più in basso, ha prodotto un quantitativo che comincia ad essere interessante. Infatti siamo su valori di circa 7,5 tonnellate ettaro, e come possiamo vedere sono statisticamente differenti questi tre valori, era abbastanza intuibile. E diciamo che la considerazione che si può fare, oltre che c'è questa forte difformità magari dovuta al fatto che siamo solo al primo anno e quindi una competizione differente delle piante in base ai siti eccetera eccetera, quello che abbiamo potuto notare è che dalle analisi del suolo abbiamo visto che l'area sperimentale rispetto all'area sperimentale, l'area biomassa 2 in questo caso, ha una tessitura estremamente differente. Infatti la prima è molto sciolto come suolo, quindi è un sabbioso limoso, mentre la seconda è un suolo in cui spesso è presente un ristagno idrico, quindi proprio un mantenimento dell'acqua superficiale data dall'irrigazione, e anche un suolo estremamente pesante. Quindi potrebbe essere anche questa l'indicazione che la pianta va a prediligere, come ipotizzato in precedenza, suoli più pesanti e umidi. Quello che è importante è che il risultato è che, confrontando i risultati di fitorimedio, del quantitativo di fitorimedio della pianta, abbiamo visto che i metalli pesanti, per quanto riguarda gli elementi in traccia, quindi la Phalaris anondinaria, detta in inglese Reed Canary Grass, è una pianta che rispetto al pioppo, che è una pianta storicamente utilizzata per la fitoestrazione, il fitorimedio, estrae estremamente di più. Siamo su valori molto superiori per quanto riguarda l'arsenico, ma comunque anche per molti altri possiamo avere valori che sono molto superiori, possiamo vedere in termini assoluti dai milligrammi chili di sostanza secca. La Phalaris tendenzialmente fa registrare valori superiori. E andando poi a confrontare quanto estratto dalla pianta rispetto a quanto il quantitativo, quindi in peso, dell'arsenico estratto dalla pianta rispetto al quantitativo di arsenico presente nel suolo, vediamo che la pianta, quindi la Phalaris lundinacea, ha estratto valori abbastanza interessanti. Siamo nell'ordine dello zero, mettendo a rapporto i due risultati, siamo nell'ordine di valori intorno al 0,52%, che è un valore in linea con quanto previsto in letteratura per quanto riguarda la Phalaris lundinacea per l'arsenico. Infatti nella letteratura stiamo per ora, cioè stiamo generalmente intorno allo 0,54%.
noi, essendo solo al primo anno, abbiamo potuto vedere che la pianta ha, diciamo che è già in linea con quanto presente in letteratura. Importante è che vedere come la, la biomassa prodotta dall'area biomassa 2, cioè la biomassa sì, prodotta dall'area biomassa 2, ha una, un'estrazione in termini assoluti superiori rispetto a quella dell'area sperimentale, quindi ha prodotto di più, ha fitoestratto anche di più, ha fitorimediato anche di più. Però come risultati a livello statistico non sono differenti, sono solamente differenti i risultati del contenuto di arsenico nei suoli delle diverse aree. Con questo io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al professor Cecchini che insomma proseguirà. Sì, io visto allora passo direttamente invece la parola a Leonardo che concluderà questo con la sua relazione, il suo intervento, questo webinar. Prego Leonardo. Grazie professore. Allora, un secondo che condivido. Ok. Vedete la presentazione? Sì. Ok. Passiamo in realtà adesso in questo momento alla parte, diciamo, energetica del progetto, perché l'obiettivo gli obiettivi del progetto erano sì il fitorimedio, ma poi verificare se effettivamente queste biomasse provenienti da queste colture, biomasse contaminate, fossero utilizzabili in processi di conversione energetica. In generale le biomasse le possiamo raggruppare in due macrofamiglie, residuali e non residuali. Biomasse residuali provenienti, possono essere vegetali, provenienti da colture, da residui agricoli, da residui di gestione forestale o da residui di impianti di trasformazione di determinate produzioni. Ci sono biomasse di tipo animali, quindi provenienti da allevamenti, come ad esempio letame o carcasse, e ci sono biomasse microbiche che provengono dal suolo e dagli elementi che lo compongono, e biomasse provenienti da residui solidi urbani e industriali, dalle industrie. Non residuali invece derivano da coltivazioni dedicate e possono essere di tre tipi, alcoligene, oleaginose e lignocellulosiche. Per quanto riguarda le biomasse forestali, di interesse sono le biomasse agroforestali, agroindustriali e urbane. Le agroforestali sono biomasse che provengono da sono residui di origine vegetale, caratterizzati normalmente da livelli di contaminazione bassi e da livelli di umidità che ne permettono l'uso in processi di combustione. E in realtà le caratteristiche principali di questo tipo di biomassa sono la localizzazione nell'area in cui si è sviluppato l'attività industriale e spesso, non sempre, spesso anche la stagionalità. E per quanto riguarda invece le biomasse agroindustriali, queste provengono da processi di trasformazione di prodotti agricoli e sono interessanti perché stanno contribuendo a cambiare quello che è il punto di vista del modello economico, passando da un modello economico lineare in cui le materie prime vengono trasformate in prodotti e gli scarti vengono smaltiti, a un modello
in cui gli scarti a modello circolare, in cui gli scarti e i residui vengono reimpiegati, riutilizzati e valorizzati. Per quanto riguarda invece i rifiuti urbani, abbiamo rifiuti domestici, sia che provengano dalla raccolta differenziata che da una raccolta indifferenziata, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade o dalla raccolta dei cestini, rifiuti dalla manutenzione del verde pubblico e rifiuti cimiteriali, delle aree cimiteriali come esumazioni e stumulazioni. E infine abbiamo biomasse da fitorimedio. Nello specifico si parla di biomasse da fitorimedio perché fino a un po' di tempo fa non ci si poneva il problema dell'utilizzo delle biomasse utilizzate in questo tipo di impianti. L'obiettivo era la bonifica, l'obiettivo era il contenimento o la bonifica o il contenimento dell'inquinante o degli inquinanti. E questo tipo poi di biomasse veniva gestito e trattato, spesso tuttora, come rifiuto. Ma anche nell'ottica di una gestione dei costi, in quanto spesso la bonifica di siti contaminati ha un costo estremamente elevato e che non di rado supera il valore della proprietà, queste biomasse hanno cominciato ad acquisire l'utilizzo di queste biomasse in processi di conversione energetica ha iniziato ad acquisire un interesse abbastanza rilevante. Il problema però alla base di tutto questo è che succede ai contaminanti nel momento in cui converto, trasformo in qualche processo questo materiale. E ovviamente lo studio del progetto Ceresis in realtà è anche finalizzato a quello. Quali sono i processi termochimici in cui possono essere utilizzate le biomasse? Fondamentalmente abbiamo due macrocategorie, processi termochimici e processi biochimici. Processi termochimici in cui l'azione fondamentale è sviluppata dal calore e la biomassa viene trasformata o direttamente in energia termica oppure vengono ottenuti ulteriori prodotti solidi, liquidi o gassosi che possono a loro volta essere impiegati come per produrre energia. Fondamentale nei processi termochimici è che la biomassa di partenza abbia un rapporto carbonio-azoto superiore a 30 e un tenore di umidità inferiore al 30%. Al contrario, invece, per quello che riguarda i processi biochimici, in cui l'energia viene prodotta dall'azione di microrganismi, funghi, batteri, enzimi, che trasformando la biomassa vanno a produrre, in un caso, alcoli, come nel caso della fermentazione, o biogas, nel caso della digestione anaerobica, e la biomassa di partenza, in questo caso, deve avere caratteristiche un rapporto carbonio-azoto inferiore a 30 e un'umidità superiore al 30%. I processi termochimici, nel particolare, abbiamo la combustione diretta, in cui dal processo si ottengono fondamentalmente la biomassa viene trasformata in H2O e CO2. Abbiamo il processo di carbonizzazione, dove si sottopone la biomassa ad alte temperature al fine di andare a eliminare quella che è la componente dell'acqua
e delle sostanze volatili che sono in essa contenute. La pirolisi è un processo estremamente interessante, perché è un processo che avviene in assenza di ossigeno, in assenza di un agente ossidante, che porta ad ottenere dei prodotti combustibili. Quindi non è la pirolisi in sé che permette di produrre energia, ma si ottengono dei prodotti. Questi prodotti sono fondamentalmente un gas, un syngas, un prodotto gassoso, dei prodotti, dei sottoprodotti liquidi e un prodotto solido chiamato char, che ha delle caratteristiche interessanti su vari punti di vista. Fondamentalmente un carbone vegetale che può essere reimpiegato direttamente anche come combustibile, ma che se proveniente da questo tipo di processo si è visto avere delle caratteristiche estremamente interessanti se applicato al suolo. E infine la gassificazione, un processo estremamente simile alla pirolisi, ma con la differenza che in questo caso c'è bisogno dell'agente ossidante, c'è bisogno dell'ossigeno. Per quanto riguarda il progetto Ceresis, è stato fatto un piano per quello che riguardava il campionamento delle biomasse, in base innanzitutto alle specie, perché sono state individuate due specie in due aree preesistenti, quindi un'area coltivata a nocciolo e un'area con la vite, campionate che sono state campionate ad aprile del 2021, e poi un nuovo sito di cui parlava Riccardo, che è stato seminato con Phalaris arundinacea, che è stato campionato. Il primo campionamento è stato, diciamo, i grandi blocchi, i macro blocchi di campionamento sono riferiti a novembre del 2021, e i prossimi saranno a luglio del 2022 e ottobre del 2022. In base poi alle caratteristiche della biomassa, quindi alla maggiore o minore presenza di lignina, sono state e verranno poi trattate o cippate o macinate con mulino a coltelli. Questo perché poi dal PP2 di cui qui l'Università degli Studi della Tuscia ha un ruolo maggiore, verranno poi spediti questi campioni ai partner del PP3, che vedremo tra poco andranno a analizzare e a monitorare altri aspetti. E, per quello che riguarda i siti esistenti, qui vedete i due siti di Nocciolo a Caprarola e di Vite a Carbognano, e come vi mostrava prima Riccardo, il nuovo sito impiantato e seminato in azienda agraria dell'Università della Tuscia, in cui ci sono delle aree dedicate alla produzione di biomassa e un'area sperimentale suddivisa in parcelle destinata all'osservazione della produzione della pianta, della coltivazione della pianta e all'effetto di determinati trattamenti. I campioni sono stati prelevati, dicevo, di vite e di nocciolo a aprile 2021, sono stati ovviamente pesati in campo tramite dinamometro e una volta in laboratorio poi sono stati essiccati in stufa. E questo come pretrattamento. In aggiunta sono stati anche vite e nocciolo sono stati cippati, e la Phalaris invece è stata per la Phalaris è stata trattata con mulino a coltelli. Tutto questo materiale, come vi dicevo, poi è stato spedito a due centri di ricerca che fanno parte sono partner del progetto e che hanno la loro attività principale nel PP3. E questi due partner sono un centro di ricerca in Germania e il CNR di Napoli.
quanto riguarda i primi risultati che abbiamo ottenuto per questo aspetto, da questo punto di vista, innanzitutto l'umidità della Phalaris e l'umidità del nocciolo e della vite sono abbastanza in linea con i valori di altri tipi di biomasse. Interessante invece osservare i valori di ceneri. Livelli buoni per quello che riguarda il nocciolo, leggermente più alti per quello che riguarda la vite, abbastanza più alti per la Phalaris in tutte e tre le aree campionate. Per quello invece che riguarda la caratterizzazione chimica, la composizione chimica, ovviamente sono stati analizzati carbonio, idrogeno e azoto. L'analisi di questi tre componenti è importante perché carbonio e idrogeno danno un'idea del potenziale energetico della biomassa e in parte anche l'azoto per il discorso precedente del rapporto carbonio-azoto che sbilancia la biomassa più verso processi biochimici o verso processi termochimici, ma è importante l'azoto anche perché può essere un campanello d'allarme, può dare un segnale per quelle che potrebbero essere poi le emissioni di ossidi di azoto, di NOx in atmosfera. E per quanto riguarda i risultati, vediamo in generale la Phalaris a livelli più alti sia di azoto ma soprattutto di idrogeno e di carbonio rispetto alla vite e il nocciolo. Per quello che riguarda il potere calorifico, in realtà, come ci si aspettava, in valori in megajoule per chilo di biomassa, nocciolo e vite hanno valori più elevati dovuti alla una percentuale di lignina maggiore all'interno dei tessuti. E come vi dicevo, questi due centri di ricerca, di cui uno è KIT, che si trova in Germania, applicherà un processo di termoconversione particolare, che è la gassificazione in acqua supercritica, che ha delle rese maggiori, molto più alte per quanto riguarda l'utilizzo di biomassa non pretrattata, biomassa non essiccata. Quindi questo processo di gassificazione dà la possibilità di utilizzare biomassa umida e quindi di non andare a perdere l'energia di partenza necessaria alla perdita di umidità. E diversamente invece l'Istituto di Ricerche sulla Combustione, CNR di Napoli, andrà ad applicare un processo di termoconversione, si chiama pirolisi rapida, che prevede il trattamento della biomassa ad elevate temperature e raggiunte rapidamente. Si parla di temperature fino a 700 gradi, raggiunte con rampe di circa 200 gradi al secondo. Cosa molto importante è che in questi due processi, oltre a valutare i processi stessi, verranno e stanno monitorando tutto quello che avviene ai contaminanti all'interno della biomassa, perché nel progetto ci sono molti partner, quindi alcuni hanno problemi, stanno gestendo impianti contaminati da metalli pesanti e in altre circostanze, abbiamo altri tipi di contaminanti, magari contaminanti organici, PCB o diossine. Tutte le informazioni poi, concludendo, che sono state già raccolte nei vari QP e che continueranno ad essere raccolte, sia dai campi sperimentali, sia dai processi tecnologici, ma anche diciamo quelli più informativi e normativi che sono stati fatti inizialmente, nelle fasi iniziali del progetto, verranno raccolti insieme per andare ad architettare e a costruire quello che è un sistema di supporto alle decisioni. Io ringrazio tutti per l'attenzione, spero di non essere andato troppo fuori tempo e se ci sono domande, penso anche Riccardo e Valerio siamo a disposizione. Sì, bene, se ci sono domande, approfittate di questi ultimi minuti.
Intanto, visto che c'è qualcuno che ha fatto richiesta di attestato, io però per queste indicazioni lascerei la parola a Sara Santini di Porta Futuro Lazio, così mi spiegherà come fare. Allora, metto in chat i nostri contatti e il nostro indirizzo mail viterbo@portafuturolazio.it a cui si può chiedere l'attestato di partecipazione al webinar di oggi. E, ho saputo che ci sono stati un po' di problemi di registrazione, eccetera. Quindi invito magari per le prossime volte, se c'è qualcuno che deve magari partecipare anche ai seminari successivi, per qualsiasi cosa potete scriverci o telefonarci, insomma noi siamo disponibili, ecco, ad aiutarvi. Bene, grazie. E, quindi scrivete per Sì, ho messo questioni, in contatto. esatto, all'indirizzo che la dottoressa Santini ha messo in chat, e per le questioni invece sui contenuti dei seminari, eccetera, potete scrivere anche a Ergolab. E, non so se ci sono domande, altrimenti io direi che con qualche minuto di ritardo, però diciamo nella tolleranza, possiamo chiudere questo webinar e vi do appuntamento per quanto concerne il ciclo di webinar organizzati dal Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro la prossima settimana. Credo che ci sarà ancora Riccardo Alemanno che Insieme a Valerio. insieme a Valerio parleranno questa volta di altre ricerche che stiamo portando avanti, in particolare nell'ambito dell'agricoltura 4.0. Sì. Arrivederci. Grazie, ringrazio ovviamente ringrazio i relatori e tutti i presenti per la partecipazione e quindi appuntamento alla settimana prossima. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.